Nature in Words, Islanda, isola letteraria. In Islanda sta avvenendo un vero e proprio boom letterario. La nazione, di soli 300.000 abitanti, conta più scrittori, più libri pubblicati e letti a testa di qualunque altro luogo al mondo. Impossibile non incontrare scrittori a Reykjavik. Secondo un detto locale, ogni islandese ha un libro nel proprio stomaco e infatti un abitante su 10 ne pubblica uno. Che sia un fantasy, una silloge poetica, una fiaba per bambini, un romanzo erotico oppure, come nella maggior parte dei casi, un giallo. Gli scrittori sono rispettati, vivono bene, a volte ricevono persino uno stipendio. L'Islanda è anche terra di lettori. Ogni appartamento riceve nella buca della posta un catalogo editoriale, come in altri paesi accade per l'arredamento. Tutti ricevono pubblicazioni come regalo di Natale e i parrucchieri hanno rimpiazzato le riviste di cronaca rosa con i libri. La letteratura è diventata una forte spinta per il turismo. Tour sulle saghe fanno tappe davanti a edifici che riportano targhe commemorative di episodi letterari. Le panchine hanno barcode che ti consentono di ascoltare storie mentre sosti in quel luogo. Ogni geyser, ogni cascata rimandano a un antico mito di eroi. Le guide turistiche si alzano nel bel mezzo di una visita guidata per declamare una poesia e potrai scoprire che persino i nonni del tuo insospettabile tassista scrivono biografie. A Reykjavik hanno sede enti come il Centro per la Letteratura Islandese, un'istituzione pubblica il cui scopo è aumentare la conoscenza della letteratura locale, oppure associazioni come l'Iceland Writers Retreat, che organizza escursioni di uno o più giorni nella natura islandese, guidate da autori contemporanei e tour letterari di Reykjavik, il cui culmine è il pellegrinaggio alla casa del premio Nobel Halldór Laxness, i cui libri si trovano persino nelle stazioni di servizio e nei centri turistici di tutto il paese. Molti islandesi addirittura chiamano il loro gatto Halldór. Quali sono le cause di questo fenomeno particolare? L'Islanda è una nazione di scrittori e cantastorie per natura. In un paese freddo e buio, da sempre raccontare storie è un buon modo di passare il tempo. Grazie alle saghe medievali, gli islandesi sono sempre stati immersi in un'atmosfera fiabesca. Inoltre, dopo l'indipendenza dalla Danimarca nel 1944, la letteratura ha aiutato gli abitanti a crearsi una loro identità. Ma più di ogni altra cosa è il paesaggio islandese, con i suoi fiumi di lava, la sua terra calda, coperta da vapori misteriosi, i suoi vulcani altissimi e i suoi torrenti selvaggi, a rappresentare un'ambientazione unica, capace di stupire e infervorare la fantasia. Non c'è da meravigliarsi che Tolkien ne fu catturato e che l'UNESCO abbia nominato Reykjavik città mondiale della letteratura. I ghiacciai potranno anche sciogliersi, ma le storie in Islanda non moriranno mai.